Ciao a tutti ragazzi, sono Crysis e bentornati in questo nuovo gameplay di Assassin's Creed. Che canta così? Vabbè. Siamo tornati in una nuova missione con Jacob. E indovinate, indovinate, è proprio l'assassinio di Maxwell Roth, il nostro ex compagno di giochi. Jacob deve trovare Maxwell Roth nel teatro Alhambra e assassinarlo. Cominciamo! Eccoci qua. Ecco il nostro amico, ex amico. C'è la maschera Super Saiyan, cos'è? Roth. Lo odia. Ah, siamo già partiti, così? Allora, uscire, portiamo furtività. Ma non mi ha fatto nemmeno vedere, perché? Vabbè. Cominciamo, buttiamoci di sotto. Allora, ci sono due guardie. Fanno una fine meravigliosa orrenda. Olè! Zitti, zitti, c'è bisogno di coltelli. Non avevo punto. Ah, bella! Ma sei brutto adesso, cioè, ma mamma mia! Adesso cambierà tutto, non ci riusciranno con questa mascherina alla Zorro. Segui lo share per entrare nel teatro. Mi stanno riconoscendo, infatti. Allora non sono scemi come penso. Comunque, segui la donnina. Ok. Bella, mi muovo insieme a loro. Sarà semplicissimo, non devo intrufolarmi dalle finestre e rompermi il collo come al solito. Vedete questo? Lo vedete questo? Quello è il mio cappello. Mi rubi anche il cappello oltre al bastone. Maledetto lui, oh. Non lasciatemi indietro, sennò poi mi vedono. Tutti bella. Pronti? Allora andiamo. A me non si nota, eh. C'è il vestito rinascimentale, ma vabbè. Eccoci qua. Siamo dentro. Signore e signori. C'è Rotte sta parlando. Al teatro Alhambra. Allora ragazzi, dentro a questo teatro ho trovato questo quadro. Alhambra Teatro presenta Ezio, la reinterpretazione di Ezio e Cristina di Assassin's Creed 2, e sono loro sputati. Easter egg trovato, attenzione, andiamo avanti, dobbiamo raggiungere il piano superiore. Lì ci sono due maledetti stronzi, non si passa, non si... ecco le scale, bella. Cosa vuoi da me, Maxwell? Ancora Ezio, bella, ne so più di uno. Allora. Oi, 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 fermi. Oddio. No, 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 no. Ora questo qui. Mi vede? No, no, no. Ma orca puttana dei maledetti scagnozzi puttani. Tu signore, non hai visto nulla. E ridammi il cappello. Dammi il cappello. Ridammi il cappello. È mio, madonna. Vai. Allora. Dov'è Maxwell? Dov'è Maxwell che gli facciamo anche il taglio dall'altra parte? Ancora tu, carina? L'altra volta giuro ci stavi avvelenando. Stavolta mi sa che vi avveleno davvero, io però. Scena 2, pronti? Maxwell Roth! Arriverò a prenderti, arriverò. Però non tanto c'era altra gente con la sua maschera, non vuol dire. Opportunità di decisione speciale, l'operatore. Devo liberarlo sicuramente. Non usare arma a distanza, uccidi le esche di Roth. Ah. Boh. Cosa succede là? Oddio. Allora, intanto ce n'è una qua giù. Abbiamo un volontario. Un grande applauso per questo. C'è anche la cameriera però. Oh, devo parlare con lei, mi diceva. Sì, infatti. Dov'è il bagno? Cosa l'ha messo dentro la... Guarda mentre avvelena la banda di Roth. Ah, ci pensa lei, noi non facciamo niente quindi. Lei va a portare il tè e... morti subito. Noi ci mettiamo nascosti, per esempio. Qui va benissimo. Qui c'è il tizio maledetto lì.
che magari mentre vedrà loro che muoiono. Il nostro ospite se la caverà. Allora, Rot dov'è? Rot è quello là, sicuro. O è un'altra. Ma che gioco è poi? Il Guglielmo Tell con le pistole. Oddio, quello rischia grosso, ragazzi. Oh, intanto stanno morendo. Anche quello va là. Cioè, devo guardare mentre avvelena, non mentre muoiono. Quindi, cioè, a posto. Leva da un altro. Senti, però la si allunga, Basta. Allora, qui ce ne sono. Sicuramente io non faccio un cazzo. Comunque, va. Ho ucciso quello sbagliato. Grande lui, madonna, ragazzi. Ok. Maschera da Super Saiyan. Si fa sempre più intenso. Si caccia per desiderio. Allora, per quale cosa non riesce a passare qui? Oh, bravo. C'è un altro tizio di sotto. E non andiamo a prenderlo subito. Quanto sei di spalle, non vedi un cazzo. Eccolo! Ok, poi c'è quello là. Però qui c'è l'uccisione speciale. Ah, quello sicuramente è rotto a questo punto, perché era nel palco. Io prima vado a fare l'uccisione speciale a questo punto. Sì, almeno voglio vedere com'è, sono curioso. Allora, coltelli ce l'ho 4. Vai! Oh, non ti avevo visto! Scusa, ti uccido adesso! Olè! Non vedi nulla. Forziamo la serratura, salviamo il nostro amico e facciamo la missione come si deve. Allora, sei brutto. Tutti la stessa barbetta, che a Londra esistono solo così. Allora, cosa devi fare? Perché abbassi la trave? Ah, lo uccido dall'alto. Allora, vedi di fare le cose per bene. Abbassa la trave. Non devi andare di là, devi abbassare la trave. Se ne va. Ah, ok, sta per... Dov'è la trave? La trave è stata abbassata, quale? Quella? Lui. Quale? Allora, qui vedo ci sono delle scalette. Ok, forse devo andare di qua. Donna, ragazzi! Cosa fai? Donna Jacob! Qui! Oh, madonna! Poi. Ok, semplice. Questa è la trave, ok. Era questa, sì, avevamo visto anche nel video. Ok. Ora, sono in due, ora sbaglio di sicuro. E invece no! Sei Rot? Non era Rot, attenzione! Sì, era Rot. Cosa è successo? Non ho capito niente. Non era Rot! Eccolo là! Maledetto! Spero che sia piaciuta questa serata, signore e signori! A me è piaciuta! Ma prima del gran finale... Facciamo un brindisi a tutti gli impavidi che sono qui oggi a celebrare la vita e la morte. La tua! Bruciatele! Cosa sta facendo adesso? Madonna! A voi la mossa, Jacob mio caro! Bruciate! Allora. Bruciate! Bruciate! Grazie, questo è cattivissimo! Ma ti faccio vedere io. Allora. Devo salire sulla trave, accidenti. Sto sceso adesso. Sbagliato preda. Mi sono duro. Allora. Dai, ci riproviamo. Adesso c'è il segnalino apposta, perfetto. Vediamo. No! Bellissimo! Bellissimo! Ti ho fregato! E adesso sei tutto mio! Sei una pignatta! Ale! Godiamoci il finale della sua vita. Abbiamo appeso una pignatta.
chiarissimo. Che serata degna delle leggende. Perché lo hai fatto? Perché? Cosa? Spezzare il collo a un corvo con le mie stesse dita? Adesso sappiamo che era un corvo e non era un merlo. Innocenti? Mantenere il mondo nel suo stato di divina follia. Lui è malato. C'è una sola ragione per cui agisco. Sentiamola. Cosa? Perché no? Ci ha limonato! Ci ha limonato. Maledetto. Il bacio della morte, ragazzi. Cioè, come è incazzato. Dai, ripescato in pace anche tu. Lavati la bocca, lavatela con 3 kg di sapone. Adesso sta bruciando tutto. Siamo nei casini. Cosa facciamo? Fuggi dall'ambra meno 90 secondi, se poi... Al diavolo questo dannato posto. Allora, c'è un punto d'accesso qui. Uno di qua, ma qui ci sono le fiamme, mi faccio a passare. Infatti. Ok, l'altro è di qua. Non si passa. Aiuto, come fa, come finisce male, ragazzi. Dovete rompere coglioni anche mentre sta cadendo tutto a pezzi. Accidenti a voi. Sapete che cazzo fare nella vita proprio. Dov'è il buco? Qua. Vai. Sì. Questo è quello buono. Questo è quello, niente. Sono rimasto in mezzo buggatissimo. Dove andiamo? Di qua. Dai, verso l'uscita principale. La più ovvia. Sì, signore! Deve fuggire! Cosa sta facendo? Via! Non ce la farò mai 90 secondi. Non uscirò vivo di qui. Non te la gufare. Allora, punto di accesso, ciccia. Niente, sto bruciando! Mamma mia. Allora, dobbiamo passare di sopra. Dove... C'erano delle scale, devo superare quel pezzo. Dove erano? Di qua, ecco. Dovrebbe portarmi alla porta principale direttamente qui, credo. Che incubo! Sì. Dai. Non vedo più niente, non vedo... Sì, ce l'abbiamo fatta, forse anche in meno di un minuto e mezzo. Spero. Mamma mia. Cioè, Jacob si lava sempre all'ultimo momento. Poi ce l'abbiamo fatta a uccidere anche l'ultimo scagnozzo di Starrick. Quindi vuol dire che il prossimo è proprio lui. 100% invece. Progetto Dracula. Dracula. Che cavolo? Sta desincronizzando tutto quanto? Ci sarà il video di Starrick incazzato ancora? Eccolo qua! Baffo Starrick! Stiamo per arrivare, amico. L'ordine ha generato il caos. La marea sale inondando i Grazie. Vabbè, c'è una tempra infinita. Calmo, guarda, prendi tutta la sua filosofia. Morirà. Tu, Penny, ha fallito. Lucy ha fallito. Brudmel, Eliotson. Per. Tutti. Se ne sono andati tutti. E adesso? Adesso sta a me. Lo sai di già, eh? Gli assassini hanno portato la furia nelle nostre case. Gli uomini diventano mostri. Si ribellano. Mordono. Adesso sarai tu a scendere in campo? Fermo lì. Basta spazzolare. La civiltà deve sopravvivere al massacro. Per non ritornare al Medioevo. Ricomincerò da capo. Te e il tuo coltellino. Londra rinascerà. Quello senz'altro. Però non credo che ci sia un posto per te nella nuova Londra. Il frutto dell'Eden è sotto Buckingham Palace. Ora lo sappiamo. Pianificheremo un'azione. Grazie al cazzo, lo sapevamo già da 3 missioni 4 fa. Prima di muoverci, comunque. Ci apposteremo vicino al palazzo. Ma tanto la sincronizzazione dei è normale che arriverete insieme voi e la banda templare, perché è così. Non ci piove.
Eden è a Buckingham Palace. Che lo prenda. Ho visto cosa hai combinato in città. Forse dovresti fidarti del mio giudizio. Ho ucciso gli sgherri di Starrick. E tu che cosa hai fatto? Chiediamo a Harry, che ne dici? Io ho rimediato a tutti i tuoi errori. Chi ha troppa fretta non ottiene nulla. Non provare a citare papà. È di Platone. Il punto è che a te importa solo distruggere tutto. Papà aveva ragione, è vero. Non provare i tuoi metodi. Papà è morto! Basta! Ho appena ricevuto una notizia. Al ballo a palazzo, Starrick ruberà il frutto dell'Eden e ucciderà i vertici di chi sei stato. Tutti. Quindi è la regina che vuole arrivare, ovvio. E poi la finiamo qui. D'accordo. Qual è il piano? Oh, tregua. Dai, non litigate, dai, per favore. Amore fraterno. Ma che inaspettato piacere potervi vedere. Oh, la signora d'Israeli! Che cosa si dice nelle strade? Signora d'Israeli, abbiamo scoperto. Ok, cosa dobbiamo fare? All'interno di Buckingham Palace ha intenzione di. Quello che mi ci pensa Jacob. Lui ha un certo carisma con lei. Stasera. Ma è impossibile. Se anche ci fossero degli inviti rimasti e non ce ne sono, qualcuno della vostra estrazione sociale. Se quel dannato Gladstone parteciperà al ballo, cederò il mio invito. Perfetto. A posto. Allora andrò da sola. Signora d'Israeli. Aspetta. Se poteste spiegare a mio fratello dove si trova la casa dei Gladstone, forse potrebbe usare le sue doti per procurarsi i loro inviti. È già migliore questa idea. Rubare gli inviti a qualcun altro per imbucarsi noi. Grazie per avermi chiamato come volontario, sorella. Oh, di niente, caro fratello. Ora, signora d'Israeli, scusatemi, ma devo vedere il Marajà. Perché penso potrebbe avere i progetti di riserva di una certa cripta. Le missioni si dividono ancora fra Jacob e Ivy. Però siamo al finale, ma manca davvero poco. Benissimo ragazzi. Concludo qua questo video. Se vi è piaciuto lasciate il commento, mi piace qua sotto. Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. E spero che sia la volta buona dove uccideremo signor Starrick. Ciao a tutti ragazzi.